94 nelle dimensioni, è composta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementi singoli, anche in questo caso che però vanno a comporre un lavoro unico. E questo è meraviglioso perché supporto, luce e forme. Supporto, luce e Forme che sono i capisaldi veri eh, di quello che è il concetto analitico. Questa è una cosa fuori di testa, veramente. Meravigliosa la 6 e la 5: eh, è l'opera eh, proprio pulita, eh, è l'opera eh, più classica eh, in assoluto tre opere, una più bella dell'altra, tre opere, una più particolare dell'altra, sta letteralmente a voi, sta letteralmente a voi. Se hai una bella collezione di arte moderna e contemporanea che vuoi realizzare, devi mandare immediatamente le fotografie delle tue opere, le relative autentiche e aggiungi un prezzo minimo, il prezzo di riserva che vuoi realizzare a info Noi stiamo preparando una serie di manifestazioni, aste. Eh, vendite televisive che ci permetteranno di realizzare al meglio la tua collezione al meglio e nei tempi più brevi eh, te lo dico con gioia approfittane eh, ne sarai eh, ben soddisfatto immaginate soltanto per un attimo eh, voi stessi al centro di questa storia voi eh, comodamente seduti eh, nel vostro salotto tranquilli un attimo di serenità e vi immergete nel mondo dell'arte ehm, questo libro contiene eh, tutta la mia esperienza di venditore ehm, tutti i personaggi che ho conosciuto nel mondo dell'arte come si formula il prezzo di un artista quello che succede dietro le quinte quello che voi non vedete mai e che nessun mercante vi ha mai raccontato. Servirà eh, ad arricchire la vostra collezione e a costruirla per il meglio. Adesso parlo io. Compratelo. Eh, lo potete comprare nelle migliori librerie, ma io vi consiglio di prenderlo da Amazon. Eh, in 24 ore ce l'avete a casa e state comodamente seduti sul vostro salotto. Amici, va ora in onda proposte di investimento a cura di Pietro Quatriglia Venneri che vi consiglierà le opere d'arte più preziose sia per la vostra collezione che per i vostri investimenti in arte. Buona visione! Oh voilà! È tutto blu, è tutto un blu dipinto di blu, guarda com'è blu questo angolo. Che te ne pare? Mi accendete una luce? Mi sembra buio Ma non ti vedo un granché, Clea. No, io sospetto. Eh! Clea, it's off! Accendetemela per favore, su. Ci siamo? Certo Pietro, quando oh. tu passi illumini, non eri ancora passato da me. Ma si può essere così stupidi veramente? Ma com'è possibile che tu debba prendermi in giro in questo modo? Guarda, non urtare la mia sensibilità, oggi sono particolarmente sensibile. Grazie per gli auguri, eh, sei stata veramente cara. Grazie. Allora, davvero dicevamo un blu dipinto di blu. Salutiamo innanzitutto Carlo, come stai, Carlo? Buongiorno, Tutto... Buongiorno. Buongiorno sì. no. già detto, sei, sei già troppo avanti, se già troppo avanti. Sì. Eh, Raf? Sì, Madonna, che no, sei? No, non funziona niente. <ride> Cos'è sta? <ride> no, no, stai lì, stai lì, non ti preoccupare, vai tranquilla. Chiudiamo. chiudiamo, chiudiamo il collegamento dalla, sta bene, dalla regia. Sta bene, sta bene siamo tutti sani e salvi, eh, ancora una volta un mercoledì sera insieme, ovviamente da passare attraverso quanti? 15, 15 opere a parete, tutte molto interessanti e eh, attenzione perché eh, quanti l'hanno già richiesta Clea? Aspetta perché sta scrivendo un altro amico, siamo 5, per ora 5, 6, 6, 6 ore. Allora, io questa sera ho tantissime cose che a me piacciono. C'è un artista per il quale io impazzisco letteralmente, che è Sughi, ehm, sul quale poi vi darò una definizione che non è stata coniata dal sottoscritto, è stata coniata da un mio carissimo amico, grande esperto d'arte, grande mercante, gallerista di ottimo livello, ehm, per un quadro che peraltro è anche passato da qui che abbiamo anche avuto l'opportunità di farvi vedere. È una definizione che è nata veramente quasi per, per gioco, per scherzo, ma che poi abbiamo deciso di prendere veramente sul serio perché effettivamente questa caratterizzazione che poi andremo a discutere di Alberto Sughi secondo me torna particolarmente e lo si vede in maniera evidente secondo me proprio nel dipinto che noi avremo l'opportunità di ospitare questa sera. Um, abbiamo un Turissimeti di grande importanza abbiamo un Celada bellissimo tre opere di nunziante che insomma, io andrei a valutare poi un attimino nello specifico ma uh, guardate c'è una parete finale dove io mi ci butterei uh, proprio di testa Griffa, Masi, Lo Giudice tre artisti che a me piacciono da morire ma soprattutto in particolar modo con Lo Giudice sono abbastanza impandante possiamo farglielo vedere? Eh? il 15? no no guarda che bellissimo pandan che viene fuori fra il masi blu con poi tutta quella che è una descrizione cromatica molto particolare ma il marcellolo giudice ma tu guarda che spettacolo di quadro è questo qui bellissimo veramente un quadro di una qualità strepitosa che, 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 che accade? Il numero 10 è vago, giusto? giustissimo. Poi abbiamo Griffa Masi, lo giudice: che cos'è che non torna? Abbiamo tutto? Di quel che c'è, non manca nulla? Ci siamo? Oh, solo, <ride> <ride> no, abbiamo defezioni, defezioni varie. Allora, eh, posso andare direttamente su quello che è, pare sia l'argomento più caldo? Andiamoci subito, vieni, vieni Carlo, perché qui noi abbiamo, eh, abbiamo un masterwork assoluto per quanto riguarda la fotografia. Ora, io sempre ho sempre avuto un certo attaccamento nei confronti di questa, di questa tecnica espressiva, di questo medium artistico, che per certi versi secondo me soprattutto eh, agli albori, no? quindi nei primi passi della sua grande carriera, nei primi anni di nascita, diciamo decenni di nascita, per certi versi è andato quasi a sostituire un po' la pittura. Fotografia poi è diventato un mezzo non solo di espressione, ma è diventato un mezzo di comunicazione importante di rappresentazione, di cronaca, di narrazione, a volte anche di come dire, disobbedienza civile, di stampa. Non è stato un mezzo di stampa assolutamente, ma è stato un mezzo di. che si è legato al mezzo di stampa in maniera molto importante. È stato un mezzo di denuncia importantissimo. La fotografia poi diventa, oggettivamente, e in particolar modo con la contemporaneità, con gli anni. già a partire dagli anni 60 diventa arte vera e propria. Pensate per esempio all'uso che fa della fotografia Mario Schifano, l'uso che fa della fotografia Andy Warhol, ok? Quindi l'uso che fa della fotografia della polaroid nello specifico anche Paolo Masi, perché c'è una produzione soprattutto legata, eh, legata a quello che è il periodo degli anni 70, in cui anche Masi utilizza la polaroid. Quindi questo è giusto per capire come evolva un attimino l'utilizzo della tecnica fotografica, per arrivare poi a quelli che sono i giorni nostri, dove con, a, a un, apriamo anche ad un Novecento un po' più ampio, ma se noi poi arriviamo ai giorni nostri, noi abbiamo geni incredibili come McCarry, eh, La Chapelle, Mappeltorp, eh, oddio, quell'altro famosissimo. Ecco, Newton, che per me è uno dei geni assoluti della fotografia contemporanea. Oggi noi abbiamo quindi un uh, mezzo espressivo che diventa particolarmente utilizzato, che per certi versi si lega anche all'arte digitale, eh? da alcuni punti di vista si lega anche all'arte digitale, anzi diventa uh, una delle sue espansioni. Mm? E oltre a essere una delle sue espansioni, è anche una delle eh, messe in pratica più rapide di quello che è arte digitale. Mi spiego meglio. Pensiamo per esempio all'NFT. No? L'NFT è un'immagine, è un file sostanzialmente, che esiste in una dimensione che è quella dell'irrealtà. cioè Noi l'NFT non lo possiamo toccare. Lo possiamo caricare su un computer, su un LED wall, su uno schermo, su quello che ci pare, ma non possiamo toccarlo come facciamo con il libro, non possiamo toccarlo come facciamo con la foto, col vago, piuttosto che col Marcello Lo Giudice. E la tecnica fotografica, ma soprattutto le tecniche di stampa fotografica, diventano poi fondamentali nel momento in cui noi andiamo a prendere l'NFT e lo facciamo diventare un oggetto fisico, cioè lo stampiamo. Quindi un set fotografico, possiamo descriverlo così, l'NFT potrebbe anche essere un set fotografico. Per esempio noi dedichiamo, eh, nell'arte in di questo mese, ho dedicato un articolo ad un NFT creator, ad un artista di NFT, che verrà esposto a partire da venerdì 11 nella sala delle colonne del, della Pinacoteca Civica alla Ponzone di Cremona, quindi parliamo di uno degli istituti museali più interessanti d'Italia eh, e che andrà a dialogare ha creato quattro opere che vanno a dialogare con quattro grandi capolavori contenuti in quel museo, cioè il San Vincenzo di Campi di Vincenzo Campi, l'Ortolano di Arcimboldo, il Genovesino e il Cupido Uh, addormentato, la Vanitas di Genovesino e il uh, Caravaggio, il San Francesco in meditazione di Caravaggio, quadro mostruoso. Uh, nella creazione di uh, questi uh, oggetti lui si riferisce particolarmente, crea dei teatri di posa molto importanti, crea delle cosiddette nicchie, quindi ha un'elaborazione digitale del soggetto che diventa ovviamente un NFT, ma poi riesce tramite le tecniche di stampa fotografica e quindi con un'impostazione votata alla fotografia riesce a portarlo in un oggetto fisico. È ovvio che oggi l'impostazione del medium fotografico diventa un mezzo di espressione importante. Ma soprattutto ha l'opportunità di distaccarsi dal dovere di cronaca, che si è sempre un po' riconosciuto la fotografia perché la fotografia ad un certo punto, soprattutto negli anni delle guerre e negli immediati anni post bellici, soprattutto quando i fotoreporter eh, andavano in Cambogia, Indocina, eh, mh, Afghanistan, quando ci fu la prima grande guerra eh, fra i russi e gli afghani. No, quindi eh, ci fu un momento in cui la fotografia era soprattutto fotoreportage. Il Vietnam, esattamente, no? Quindi si riconosceva alla fotografia un uh, compito quasi unicamente legato alla cronaca per immagini di determinati avvenimenti e quindi in un certo senso sempre abbastanza subordinata alla stampa. Si dice che in un giornale costi meno un buon fotografo che un pessimo giornalista. No? Questa è una cosa che mi ha detto un grande direttore di giornale quando ebbi l'opportunità di incontrarlo un po' di anni fa. E se guarda Pietro ricordati, in un giornale è sempre più facile pagare eh, si paga eh, meno un fotografo, un buon fotografo, che un pessimo giornalista. Okay? E quindi c'è questa visione, come dicevamo, della foto che è dire, subalterna rispetto al momento della scrittura, della, della stesura dell'articolo. Questo impasse viene superato dalla vera e propria fotografia d'arte. E all'interno del mondo della fotografia contemporanea ci sono dei nomi a livello internazionale, quindi non sto parlando di eh, mode eh, regionali o mode nazionali, sto parlando proprio di quello che è il panorama della proposta delle gallerie internazionali, delle gallerie e dei musei internazionali, attenzione. A livello internazionale la fotografia d'arte diventa un elemento che ormai dobbiamo chiaramente dire come indiscutibile, cioè ha, è uscito fuori da quel concetto di nicchia ed è diventato mondiale, con delle eh, fiere dedicate, eh, con delle gallerie specializzate, con un mercato che è costantemente in salute, perché il mercato della fotografia, bisogna dirlo, è un mercato costantemente in salute, ovviamente su quelli che sono i segmenti di altissimo livello. L'Italia, come al solito, al di là di alcune centinaia di collezionisti illuminati, arriva sempre Sì. Grazie. Arriva sempre molto in ritardo. Questo ritardo che io ho sempre descritto come un eh, vantaggio da un certo punto e svantaggio dall'altro, Crea proprio questa situazione da impasse? Perché? Perché è un vantaggio essere in ritardo? Lo dite poi a uno che è ritardatario di, di, di natura e non vi ha mai trovato nessun vantaggio nell'essere in ritardo, eh? attenzione: nessuno, nessuno. Il vantaggio per il collezionista è che questa sorta di arretratezza. Guardate bene, in Italia non abbiamo questo fiorire di gallerie specializzate sulla fotografia, non abbiamo neanche avuto, se vogliamo, un apporto dal sistema museale italiano bello importante. Io quando vivevo a Venezia ricordavo, ricordo il grande lavoro fatto dalla Fondazione Tre Oci che è una fondazione particolarmente attiva, particolarmente frizzante proprio sulla fotografia nazionale ed internazionale che ha portato una, secondo me, delle ultime e più belle rassegne su Helmut Newton non solo in Italia ma in tutta Europa quindi la retratezza italiana soprattutto da un punto di vista di mercato diventa un vantaggio per il collezionista attento perché effettivamente in Italia la fotografia determinati fotografi determinati fotografi fra cui la Chapelle per esempio, si comprano con cifre molto più abbordabili. Perché il mercato è diverso rispetto a quello che tu puoi trovare a eh, Parigi dove c'è addirittura Paris Photo che è una fiera di grandissimo livello dedicata interamente alle grandi fotografie da collezione. Beh, Londra, non c'è neanche bisogno di starla. Di continuare ad annoverarla per quanto in questo momento effettivamente abbia una fase di transizione e politica ed economica molto particolare, che la rende un pochino diversa rispetto a quella che è stata la sua usuale centralità nel nostro mondo. C'è tantissimo mercato in Germania, ma soprattutto c'è tantissimo mercato in America da morire. Da morire. In America, soprattutto su quelli che poi sono i fotografi americani. Ci sono quotazioni veramente da centinaia di migliaia di dollari. Ora, l'occhio sempre vigile e attento di quello che era un gigante assoluto, cioè Germano Celant. Eh, nel 2000. Grazie. Prego. È arrivato quasi prima del mio matrimonio. Pensa. Eh? È arrivato quasi prima di risveglio il matrimonio. Sì. Questa ragazza è veramente un concentrato concentrato di simpatia. Ciao. Grazie. Allora, come vi dicevo, in America ci sono livelli di aggiudicazione veramente molto molto importanti. In particolar modo su quelli che sono i eh, fotografi americani e avevamo aperto al discorso di Germano Celant. Germano Celant nel eh, 2019 mi passi un attimo il mio telefono? Rimaniamo così. Thank you a lot. Thank you a lot. Allora, stavo guardando questa roba. Sì, datemi proprio un secondo perché stavo cercando questa. Informazione, volevo. eccolo qui. Mm? Guarda, mi date un secondo. Come la sono? una macchinetta strana sua. <ride> Di cosa state parlando? Di macchinette strane. <ride> Eccola qui, l'ho ripresa, eh? ci siamo arrivati nel 2019. Germano Celant dedica a Torino una antologica ad un'artista importantissima. Nel 2019, Germano Celant. Dedica un'antologica ad un artista, ad una fotografa importantissima. Quindi già abbiamo scomodato un nome bello pesante per la uh, storia e per la storia della critica dell'arte contemporanea. Quest'artista è Sandy Scobeland. Artista americana che si forma in Iowa e che ha un modo molto particolare di procedere perché perché noi potremmo pensare banalmente che l'opera d'arte è la fotografia. No, non è così. L'opera d'arte è a monte della fotografia. La fotografia può essere un mezzo per narrare la genesi dell'opera, per prenderne alcuni particolari, ma non è assolutamente, come dire, funzionale. All'opera stessa. Cosa volete dire? Come, come fa a non essere funzionale la fotografia? No, non lo è. L'opera è l'installazione, la creazione ai, del set da scattare. Ora, noi Sandy Scoglund la conosciamo fondamentalmente per uh, um, le sue ambientazioni abbastanza particolari. Uh, fondi monocromi con eh, animali eh, colorati, soprattutto in verde, in grigio, quindi c'è questa forma di contrasto veramente importantissimo fra quello che è il eh, fondo della, eh, del teatro di posa creato e quella che è appunto la presenza di questi animali. Eh, la sua più famosa opera, la sua prima, la sua opera prima eh, è uno scatto che è particolarmente legato proprio a questa... Impostazione di cui abbiamo parlato che si chiama Radioactive Cats, è uno dei suoi scatti in assoluto più famosi. Ma nel 2019 Chelant espone una delle fotografie, anzi la fotografia più celebre e più famosa di Sandy Scoglund in assoluto, che anche quella introvabile, in 20 esemplari. Ora qui parliamo davvero dell'artista dell concettuale, perché definire la fotografa è assolutamente riduttivo. Qui parliamo dell'artista concettuale americana forse più importante in questo momento. Se poi andiamo a vedere qual è la sua posizione come artista in senso fotografico e senza ombra di dubbio fra le vette mondiali. Eh, vi faccio vedere una cosa banalmente molto banalmente guarda eravamo ancora al numero 2 eravamo ancora al numero 2 e in copertina c'era Sandy Scoveland ok ritorniamo sull'oggetto grazie quindi Amiche ed amici, è ovvio che tutta questa premessa portava poi a questo. Lo scatto più famoso in assoluto, quello più ricercato, avete presente eh, la ragazza afghana di McCarry? Eh? Che noi l'abbiamo avuta? Che quella è un open edition, però, eh, attenzione, quella lì è un open edition. Bene, questa per la Skoglund è il Sacro Graal, in assoluto, e i 20 esemplari in cui è stata tirata questa fotografia qui sono del tutto introvabili. Eccolo là. Ma non solo, attenzione perché... Posso? banalmente eccola qui eccola qui e... dove me l'avranno messa qui e eh, non c'è niente 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 vabbè questa me la devo andare a ricercare Grazie, mi faresti veramente un grande favore, perché poi è pubblicata anche qui. Grazie, vieni, vieni Cla, non avere paura. Eccola qui, Winter Sketch, e come potete vedere qui abbiamo l'installazione. Details of several elements that will be part of Winter Landscape. Quindi questa è l'installazione. E questa è la fotografia che poi ne viene tratta. Quindi qui stiamo parlando, grazie Carlo, qui stiamo parlando della fotografia più importante per Sandy Scoveland. Ok? Amiche ed amici, è ovvio che a qualsiasi prezzo, a qualsiasi prezzo, Peraltro, esemplare numero 3 di 20, possiamo farglielo vedere, Carlo, gentilmente? Eccolo qui. Plexi museale, altra, altra indicazione molto importante. E caro, è chiaro, amiche ed amici, che eh, qui bisogna muoversi a qualsiasi prezzo. Qualsiasi. Cioè, questa è un'indicazione che io vi darei anche se l'opera costasse 10.000, 15, 12, 8, 20. Perché? Perché stai andando a mettere le mani su quello che è il numero uno per una dei più grandi numeri uno. Magari molte altre come dire, realizzazioni, molti altri lavori non li avrei descritti e osannati con questa partecipazione. Vi avrei detto, occhio perché è l'artista top in questo momento, quindi fareste bene ad averla in collezione prima che esploda del tutto. Ma qui non abbiamo solo l'artista top del momento. Qui abbiamo, amiche ed amici, l'artista top del momento con il suo lavoro in assoluto più importante. Capite? Con il suo lavoro in assoluto più importante. Cioè non ci sono, come dire, surrogati, non ci sono sostitutivi, non ci diciamo. sai, ma c'è una cosa che io avevo visto in quella galleria lì, no. Ecco, queste sono le fasi di preparazione dei suoi set, che quindi diventano loro le vere e proprie opere d'arte. Cioè l'opera d'arte, eh, prima, è l'installazione, Anche perché, qui siamo nell'installazione Winter, anche perché, come dice la stessa eh, Skoglund, la fotografia viene utilizzata come elemento evanescente, quasi impercettibile, quasi intoccabile. Qui noi abbiamo la foto più importante che si è mai passato in altri investimenti e ve lo dice quello che vi ha fatto comprare eh, la ragazza afghana di McCurry, eh. Eh, puoi scrivere per favore a tutte le amiche e gli amici che ti chiederanno, eh, devi ringraziare poi per piacere l'amica Isabella da parte mia perché è stata così gentile da dedicarmi i suoi auguri per il giorno del mio compleanno. Okay. È stata molto, molto, molto gentile. Gentilissima, davvero. Allora, vorrei chiederti eh, la cortesia, Clea, sì. di poter rispondere alle amiche e agli amici che ti chiederanno della, uh, della Skoglund, che noi la proponiamo a soli, soli, soli. X, Beta, Y. E vorrei che tu fossi molto incisiva nel comunicare, nel sottolineare questo soli. Perché oggettivamente qui, ripeto, stiamo parlando e consiglio di non pensarci particolarmente perché questo è un oggetto che state richiedendo da prima dell'inizio della nostra diretta. Noi abbiamo mandato, come al solito, la nostra anteprima di scaletta ad alcuni clienti. E, e abbiamo ricevuto immediatamente una valanga di richieste sulla Skoglund. Quindi non state lì a pensarci troppo perché è inutile. Mm? È totalmente inutile perché sapete che in un momento come questo l'esemplare 3 diventi, quindi parliamo ancora di quelle numerazioni cosiddette importanti, mm? quelle numerazioni cosiddette giuste. È copertina. È copertina, c'è l'installazione. Sì, sì. Donne moi, s'il plaît. Sì, sì, una parte dell'installazione. Scusi, tolga le mani. Lasci stare. Vedi? The Los Angeles County Museum of Art acquires two photographs from Skoglund Food Still Life Series. Okay. giusto per dirvene una. Questo nel 2019. Eh, centro italiano, January 24, March 24, 2019. Hybrid Visions, Camera, Centro italiano per la fotografia, Torino. The career retrospective exhibition is curated by Germano Celant and is presented in collaboration with Pace Contemporary Brescia. The show marks the first, present, the first presentation of Winter. Quindi Winter per la prima volta è stata presentata proprio qui a Torino, in Italia. Eccola qui. Ora, amiche ed amici, capite bene che qui il concetto è molto 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 semplice. Eccole qui. Altre parti della. aspetta, eh? Volevo far vedere, eccola qua, altre parti della creazione di Winter. Eccola qua. Ora, se eh, parliamo di collezionismo, se parliamo di grandi acquisti, se parliamo anche da un certo punto di vista, come dire, di. Eh, Capacità, non voglio dire visionaria, perché poi alla fine qui non bisogna essere dei visionari, ma se parliamo di capacità di avere una visione di mercato dell'arte, che poi ci si specializza in contemporaneo, antico, 800, poco importa, ma se si vuole avere una visione, soprattutto nel mercato e nella creazione della propria collezione, è, allora amiche ed amici, se si parla di fotografia contemporanea... Quello, il nostro numero 9, è l'opera che non potete perdere. Cioè, eh, anzi, io andrei un attimo più in là, dicendo che per me personalmente è l'opera in assoluto che questa sera non bisogna perdere, senza ombra di dubbio, perché rappresenta un'eccellenza indiscutibile, prezzo ottimo. Stra pubblicata, eh, fondamentale rappresentazione di un evento che diventa boom, un punto fisso, no? una sorta di termine antequem e postquem per quanto riguarda la carriera dell'artista. Anche perché vi ricordo che, insomma, la curatela di Germano Celant non è che arriva per tutti, hm? quindi eh, questo è un altro elemento che fosse in voi tenderei a considerare in maniera molto molto attenta perché qui non è, vedete, il bello di un determinato livello è che non hai più bisogno di parlare, di dare delle tue impressioni, ti basta fare il nome di quelle gallerie che l'hanno gestita, ti basta fare il nome di quei curatori, di quei critici che ne hanno curato le mostre. E automaticamente tu hai l'idea fattiva indiscutibile del peso di quell'artista lì. Perché, per quanti soldi possa avere il gallerista, per quante amicizie possa avere l'artista, per quanti intrallazzi possano fare tutte e due queste figure per riuscire ad arrivare al testo critico, alla curatela di un personaggio importante, voi sapete benissimo che a personaggi. A Esponenti di qualità come un Dorfles o come un Celant, non ci si arriva pagando. Quindi, qui stiamo parlando del gota assoluto nel sistema dell'arte contemporanea, della vetta indiscutibilmente più alta nel sistema della fotografia d'arte contemporanea. Questo è un, uh, un oggetto, questo è un lavoro che ad oggi vale più delle prime edizioni di Newton, capite? I bianchi e neri, quelli che hanno fatto famosissimo Newton, soprattutto quelli pensati per la collaborazione con Saint-Laurent, oggi non arrivano ai livelli, dei, no, non di tutta la Skoglund, di questo preciso lavoro perché io ve l'ho detto molto mh, attentamente, ragazzi, eh, mi sarei espresso con dei toni di grande entusiasmo, perché comunque Sandy Scoglund attualmente è un artista eh, fortemente sulla cresta dell'onda, ma se non avessi avuto questo oggetto avrei avuto anche, come dire, dal punto di vista della partecipazione personale, quei 4-5 gradi centigradi in meno, che contano non poco. Ma qui, nonostante si parli di inverno, c'è un calore incredibile che viene emesso dalla potenza di quest'opera, dalla potenza di questo lavoro, dall'importanza che poi assume nella carriera dell'artista. Quindi strapubblicata, arcinota, <ride> anzi no, non arcinota. Forse davvero lo scatto più rappresentativo per quanto riguarda la Scoglund, con i livelli di mercato che hanno questi artisti, come abbiamo detto, in America, quindi nel loro mercato, che poi diventa un mercato internazionale, quello americano, perché quello che diventa boom per il circuito a stelle e strisce lo diventa necessariamente per tutto il mondo. O sbaglio? Mm? No. Lo sapete che non sbaglio troppo, eh? Lo sapete perfettamente che non sbaglio troppo. Quindi è chiaro che, cioè, banalmente, molto banalmente, pensateci, il, uh, i, i gusti musicali dell'Occidente, e nell'Occidente mettiamoci anche la Russia da un certo punto di vista, sono gusti musicali fondamentalmente dettati dal mondo anglosassone anzi americano e anglosassone. La moda la moda la facciamo noi, ma se non la mettono su gli americani i grandi marchi non campano. Il cinema noi siamo dei campioni assoluti, ma chi è che fa i veri soldi con le pellicole? Chi è che in definitiva gestisce il sistema del cinema internazionale? Gli americani. Quindi, essendo un mercato poi enorme, veramente enorme, accade che muovendo quei volumi lì, automaticamente diventino un mercato internazionale, perché sono un mercato di riferimento. Quello che va in Italia, parliamo anche di, no, di opere d'arte, di, di, di mercato dell'arte, quello che va in Italia va per, siamo 60 milioni all'incirca, vuoi prendere 4-5 milioni di persone? Quindi se si crea una moda nel mercato dell'arte, interesserà quei 4-5 milioni di collezionisti, di users, di consumatori. Ma una moda che va in America probabilmente interessa 100 milioni di collezionisti. E i numeri sono spaventosi se ci pensate. Ed è ovvio che con numeri così spaventosi il mercato americano diventi il trendsetter. Questa, no? quando noi parliamo di eh, artisti internazionali, quando noi parliamo di lavori internazionali, di mercato internazionale e io ve l'ho sempre detto guardate che la cosa che a me dà più fastidio è sentire come troppo spesso molti avventurieri della televisione commerciale riempiano i propri discorsi con l'utilizzo di questo aggettivo devastandolo, stuprandolo, frantumandolo da tutti quelli che sono i suoi significati più veri. E allora guardate che, internazionale, non è l'artista che pagando è andato a fare una mostra negli sgabuzzini di una galleria ad Amsterdam. Internazionale è Sandy Scoglund, americana che nel 2019 viene ad essere curata in Italia in una sua antologica da Germano Celant. Questo vuol dire internazionale. Questa, essendo un artista internazionale di conclamata fama, è ovviamente una realizzazione che ha un mercato internazionale. E che viene, mercato internazionale, attenzione, non vuol dire unicamente che eh, le grandi gallerie americane, così come le grandi gallerie londinesi o francesi, comprano e vendono oggetti di questo genere qui. Internazionale vuol dire che risponde anche a un gusto internazionale, cioè che va attualmente nel mercato internazionale, perché, perché è di gusto internazionale. Allora in questo senso noi possiamo utilizzare questo aggettivo, perdonatemi se l'ho ripetuto così tante volte, in questo senso noi possiamo utilizzare a ragione questo aggettivo, in tutti gli altri casi è impropriamente utilizzato. Un oggetto come questo, amiche ed amici, dovreste averlo fulminato in tre secondi. Cioè io avrei dovuto sentire la parola confermato all'inizio della nostra diretta senza neanche farvelo vedere. Scusami, vai un attimo sulla pagina dei contatti, Clea, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bene. 12 12 persone su un oggetto solo. 12 persone su un solo lavoro. Eh, quanti ne hanno fatti fuori domenica? Tutte, Tutte. è l'ultima rimasta. Capisci? E eh, l'ultima rimasta tenuta proprio per il nostro appuntamento infrasettimanale. Per le amiche e gli amici che ci sono più affezionati e che stanno insieme a noi anche e soprattutto durante la settimana, questo è un cadeau fatto alla vostra attenzione. Questo è proprio una, un gioiellino, un piccolo cadeau fatto alla vostra attenzione. È per la vostra attenzione. Ora, magari ci saranno. Uh, quegli amici e quelle amiche che dice, sai, ma, eh, ma io mi vergogno, magari chiedono tanti soldi, ma non mando neanche un messaggio, ma no, ma dai, lasciamo stare, lasciamo perdere. Guardate, eh, provateci, provate, giusto per farvi due risate. Giusto per farvi due risate. Perché per me, amiche ed amici, questa proposta qui è davvero ridicola. Eh? È veramente ridicola. E io non so a che cifre siano state vendute le altre domenica, ma la proposta per Winter è fuori, fuori di cervello totalmente. Ma fuori di cervello, ma non in senso uh, hai sparato, chissà quanto hai sparato. Quando ecco. Vedete quello che vi dico? Questo è uno di quegli oggetti dove avremmo potuto sparare alto. E invece ancora una volta cioè, è, è un oggetto di una popolarità incredibile. Sette? Cioè avete fatto fuori su nove disponibili. Vabbè, al di là del fatto che Winter non era stata messa fuori, ma tutte le sette esposte sono tutte e sette andate confermate, giusto? Tutte e sette confermate. E attenzione. Non avevate ancora visto la più importante non avevate ancora avuto l'opportunità di mettere le mani sul lavoro fondamentale di Sandy Scoglund. E posso dirvi anche a che cifra? Lo vogliamo dire a tutti, Clea? No, dai, mi vergogno. Faccio silenzio. Faccio silenzio. Vedi, questi, questi sono, sono quei momenti in cui senza voler essere come dire borioso, ma metti alla prova, cerchi di capire la sostanza che c'è dall'altra parte della telecamera. E ripeto, non vuole essere un atteggiamento spocchioso, però, qui, amiche ed amici. Cioè, magari molti di voi si arrabbieranno e diranno: Ah, ma tu no, io non lo confermo perché tu non stai dicendo il prezzo. È vergognoso, è veramente vergognoso. Poi usano sempre questa faccia per fare questi numeri, capite? <ride> non va bene, non va bene. Io queste cose voglio venderle, ma a prezzi diversi. Quando io parlo di Scoglund voglio parlare di 8.000, di 10.000, dei 15, cioè quantomeno di quelli che sono i livelli di valori che muovono in valuta americana. Perché tutta la premessa che noi abbiamo fatto, normalmente nel nostro mestiere questa tecnica si utilizza quando poi deve andare a parlare di qualcosa di pesante, ma pesante nel senso di diverse decine o qualche centinaia di migliaia di euro. Cioè cerchi di far capire, presentando l'oggetto per com'è e presentando l'artista per quella che è la sua effettiva dimensione, in modo tale poi da far capire che, pam, ecco perché costa così tanto. Qui siamo arrivati all'assurdo del contrario cioè che mentre io chiacchiero la gente probabilmente cambierà canale perché diceva ah, vabbè, ma se Pietro parte così vuol dire che c'è una roba da 20, 25, 30 e invece poi mi ritrovo a parlare di poche migliaia di ma pochissime migliaia di euro. È un prezzo, secondo me, talmente inutile che non ha alcun senso. Ripeto, su questo lavoro poi in assoluto non ha alcun senso. Ecco perché mi vergogno di tirar fuori un prezzo del genere, capisci? Che questa è una roba che dovrebbe girare su uh, regimi di motore molto più alti. Mm? E chi ne conosce la richiesta ed è ancora lì a pensarci. Mm, mm, secondo me, allora non ha molto ben chiari tutti quelli che sono i parametri rispetto a quelli che volgarmente si chiamano i top artist. Chi sono quei? 10-20 nomi no, che girano nel mercato, ogni anno possono cambiare, alcuni rimangono, altri retrocedono, altri arrivano in questa sorta di Hall of Fame, ma sono quei 10 nomi che anno per anno boom, fanno macinare, anzi, macinano eh, le aggiudicazioni più importanti. Eccola lì, cioè considerate che ci sono soggetti come per esempio il, uh, anche banalmente il, uh, la ragazza afghana di McCarry che in open edition costano più soldi cioè, capite in open edition hanno richieste più importanti di quelle che vi stiamo facendo noi per il pezzo fondamentale della Skowland. Silenzio sostanziale, sono tutti lì che ci pensano. Sono tutti lì che ci pensano, guarda che cosa allucinante. Senti, vogliamo far vedere anche il resto perché posso? O oh, ti dispiace Carlo? No, no, non volevo, ti eh. eh, dispiace non volevo, perché abbiamo delle cose molto belle di inunziante che poi ovviamente andremo a vedere. Eh, Un celada. Che è una roba da matti. Questo, ragazzi, mi dovete, dire, mi dovete dire per quale dannato motivo è ancora disponibile. È una sua, è una roba da matti. Ok? Poi c'è Sughi, bellissimo. Questo è un quadro, ecco, vedi? Io quando poi vedo queste cose di Sughi impazzisco. Piaciuta la Skoglund? Beh, è un nostro amico. Guardi, posso permettermi di fare una precisazione? Torniamo un attimo sullo Scogun, per favore. Ora, è chiaro che... Vengi, 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 vengi. È chiaro che... Insomma, la dimensione di cui lei mi ha parlato è una dimensione davvero molto importante. Un metro e venti di altezza all'incirca? Quindi, insomma, parliamo già di lavoro di una certa importanza e molti potrebbero pensare: ma sai, accanto ad un lavoro così importante, un, uno sbilanciamento dimensionale di questo tipo potrebbe portare a farlo sparire? No? Consideri. Ma lo saprà sicuramente già di partenza, che qui, come ho detto e come non mi stancherò mai di ripetere fino a quando non verrà confermata, abbiamo il sacro Graal della Scopolung. Cioè, ha eh, presente che posso dire? La canestra di frutta eh, dell'ambrosiana per Caravaggio? Sì. Cioè che, di che cosa vogliamo parlare? Del giudizio universale per Michelangelo, del taglio per Fontana? Ma non del taglio, perché di tagli poi ne ha fatti tanti. Dovremmo identificare il quadro i, i, i tagli più importanti di Fontana, quelli più rappresentativi. Che cosa vogliamo parlare? Della veduta di Piazza San Marco dal bacino di Canaletto? Eh, vogliamo parlare della eh, pala con la crocifissione per San Rocco di Tintoretto. Cioè, qui siamo davanti al main product per quanto riguarda Scogland. Quindi anche ad averci un telerio da 4 metri per 2, l'importanza di, di questa realizzazione, l'importanza di questo oggetto sta nella sua storia e non teme confronti anche con teleri da, come vi ho detto, 4 metri per 2. Quindi mi ascolti. Eh, se posso essere un attimino, come dire, insistente, la confermi subito. Sarebbe peraltro il modo migliore per conoscersi, probabilmente, no? Anche perché le, io dico sempre che le amicizie che nascono su uh, questa base di acquisti o comunque di conferme non possono che essere ottime. Perché nascono su una base di qualità, nascono sulla base di una scelta importante, quindi non di una piccola sciocchezza. Ecco. Qui sai già che andrai a chiacchierare con un collezionista di un certo tipo collezionista appassionato comunque con un follower di eh, arte contemporanea con una certa poi come dire anche eh, preparazione eh? È ah, è anni 80, in 2005, in questo è fondamentale questo è l'oggetto fondamentale della nostra sera Pronto. fondamentale amici e amici e lo acquistate con una cifra che è assurda, assurda, assurda. Ecco perché mi sono permesso di consigliarlo a chi poi Scoglund la conosce già, che poi va a finire sempre così, vedete. È una cosa pazzesca, ha un prezzo da, eh, di grande, cioè è proprio un prezzo popolare veramente un prezzo popolare, metterebbe nelle condizioni chi magari non è sempre, no, normalmente deve essere molto attento a come investire il proprio denaro uh, nel mondo del collezionismo, quindi non è che possa permettersi di tirare fuori, pum, 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 decine di migliaia di euro così da un colpo all'altro. E allora, tutte le volte che io presento queste opere con questi prezzi qui, sono molto contento di poterle presentare a chi magari non ha l'opportunità di fare con rutinarietà, con eh, come dire quotidianità determinati investimenti ed arrivare a determinati artisti. Ma poi vanno a finire sempre nelle case dei soliti noti. Sempre. Vanno a finire sempre nelle case dei soliti noti. Eh, perché poi alla fine, amiche e amici, cioè io. Eh, ve ne parlo, ve ne parlo, ve ne chiacchiero, ve li racconto, vi spiego perché è importante quando si hanno prezzi così ridicoli arrivare lì per primi. Ma se voi continuate a pensarci, continuate a regalare occasioni a chi invece ha bisogno di molta meno meditazione rispetto a voi. Che poi mi, mi verrebbe anche da chiedere: ma a cosa si pensa? A cosa si pensa? Cioè quando tu hai il nome dell'artista, che puoi andare banalmente a controllare anche su quella enciclopedia dei primi minuti che è Google. No? Io la chiamo l'enciclopedia dei primi minuti, quando tu non sai eh, vai lì e qualche sciocchezza comunque ti verrà fuori. Ma giusto per dire che è talmente un messaggio globale che basta digitare il nome dell'artista. Punto, finito. Quindi ti accorgi immediatamente che quello che ti sto dicendo corrisponde alla realtà dei fatti, ma non perché io sia un vate. Perché è così, noi raccontiamo la realtà delle cose che avvengono. E fortunatamente, quando tu arrivi a questo livello di personalità, non puoi neanche, come dire, in, non devi neanche inventare più di tanto. Guardate, che questo per me è un vantaggio incredibile. Veramente un vantaggio incredibile. E poi avete il prezzo della vita, il prezzo della vita e ovviamente vi danno anche l'opportunità di gestire con una certa tranquillità l'operazione. Magari uno dice guarda ma io ho preso una cosa la scorsa settimana, c'è nessun problema, la strutturiamo. Ma l'importante è avere l'opera in casa, l'importante è esserci immediatamente. Sarebbe una sciocchezza senza precedenti, lo sapete? Sarebbe veramente una sciocchezza senza precedenti. Comunque, eh, noi eravamo, oh, lasciamo un attimo riflettere, noi eravamo sul Sughi e questo per me è spettacolo puro guarda è così bello che pensavo avesse fatto anche qualche mostra sai bellissimo quadro per me molto interessante perché come vi dicevo su Sugi abbiamo coniato questa, questa formula no? l'impressionista esistenziale, oddio, per quanto riguarda i termini, come dire, eh, cronologici, dovremmo dire il post post-impressionista post esistenziale, però fateci caso, no? eh, il tema dell'impressionismo, vabbè, ve ne parlo dopo perché sennò poi mi dilungo, il Maccari molto interessante, belloccio, che costa anche lui una cifra ridicola. Eh, credo sia un'opera degli anni 60, se non sbaglio, poi andremo a prendere meglio le datazioni. Ma è una teletta. Eh? 80. Anni, 80. anni 80. Scusami, scusami, scusami. Eh, è una teletta molto particolare, molto deliziosa. Vediamo se ha delle notazioni particolari. E eh, non pare. Poi Turisimeti, bellissimo. Bellissimo di qualità allucinante, di qualità vera, di qualità vera. Eh sì, questo... Sì. Sembra burri, dai, eh? collage con combustione, qui pieno burrismo, lo possiamo dire? E questa è un'altra delle opere secondo me sostanzialmente importanti, eh? non, non, non voglio denigrare, però ecco, anche qui capirete bene che il simeti che vi sto facendo vedere in questo momento non ha lo stesso costo dell'opera della Skoglund, ma è, ha un impegno maggiore. Ovviamente opera pubblicata a catalogo generale, queste sono cose che in un certo senso sono e devono essere garantite. Questo dice, ma Pietro, per cosa per farvi capire che, nonostante questa sia un'opera importantissima con un prezzo molto competitivo, molto interessante, io ve lo dico in tutta onestà, amiche ed amici: è da matti non prendere ad una cifra ridicola l'opera di Scoglund. Della Scoglund, e ve lo dico, è l'opera più importante del nostro set di questa sera. Quindi come potete vedere, eh, per darvi un consiglio, io non prendo in considerazione l'ammontare economico. Io prendo in considerazione l'oggetto. L'unica cosa davanti alla quale ci si deve soffermare. Poi abbiamo uno spettacolare Zazza numero 8. dell'85, che anche questo lo regaliamo praticamente, dai, segreto del 1985 è un 40x30, uno dei suoi black and white secondo me più interessanti, guardate questo vi dico subito il prezzo perché è incredibile, eh, parliamo di 2500 Euro. Io fossi in voi farei una bella combin fra lo Zaza e la Skoglund. Per favore eh, portate via tutti e due questi oggetti. Per favore portate via tutti e due questi oggetti. Poi, vabbè, della Scoglund ne abbiamo parlato abbondantemente, Carlo, non, non voglio rompere le scatole al mio pubblico, sai? Ed eccoci qui sul Valentino Vago del 68, anche questo direi che Cosa facciamo? glielo tiriamo dietro la schiena al nostro pubblico. Cosa? Di cosa ti lamenti? Dimmi. Eh? Perché ti devo far vedere una foto di profilo, Pietro. Sono pronto. No, adesso no. Perché poi vai in palla. No, sono pronto. Ma cosa dici? Allora. Allora, un 81x65. Per ah, però. Ho pensato subito a te, ma non l'ho vista. Però. Però, però. però, però, però. Sì, lo sai che io sono abbastanza affezionato a quelle cose. Speriamo che sia il suo o comunque qualcosa che riesca a maneggiare il signore. Eh. Poi accanto al vago abbiamo un bellissimo Livieri del 77, eh, piccola metonimia, un 50x60. Eh, proposto anche questo a 2900 euro roba da matti. Roba da matti. Che cosa? Griffa, e qui sicuramente si scateneranno tutti senza ombra di dubbio. Eh, griffa, opera dell'attenzione del settantasette, peraltro. Eh, un 75x96 cm, quindi bello importante. E, e anche qui vi possiamo combinare un prezzo molto, molto, molto intrigante, quindi state bene attenti. E poi arrivano i capolavori eh, di Masi, eh, due opere, una del 2006 e una del 2007. Sono due cartoni, uno da 55x39 e l'altro da 70x50. Hm? Eccolo là. E poi, amiche ed amici, quello che per me rappresenta uno dei eh, pittori più straordinari della nostra contemporaneità, che è Marcello Lo Giudice. Eccolo là. Blue Eden, quadro pazzesco, artista incredibile, un. Uh, Pittore tellurico, no? Questa era la formula che era stata inventata per definire, anzi, pittura tellurica, era la formula che era stata inventata per definire la pittura di Lo Giudice, quindi un uh, oggetto veramente di grande, grande qualità. Opera bellissima. Lui per me rappresenta davvero uno dei vertici massimi della. Della pittura contemporanea, staccato da qualsiasi forma di eh, dipendenza da ismi vari, e con una sua fortissima e lucidissima autonomia creativa. E questo è quello che mi commuove veramente di lo giudice. Allora, io vi ho fatto fare un po' un giro all'interno del, del set che abbiamo allestito questa sera. No, in no. Sai? Ci andiamo subito, guarda, te lo faccio vedere immediatamente. Sono tre gioiellini, l'interno di uno studio, una, uno still life delicatissimo e poi questa Venezia pazzesca. Vediamoceli tutti e tre dal vivo perché fanno sicuramente molto, molto bene. Mm? Sono tre cose di grande particolarità, di grande interesse, poi anche qui riusciamo a proporvele molto, molto bene dal punto di vista del, del, del prezzo finale. Ecco, è un angolino che abbiamo deciso di dedicare al. Al maestro, ma sapete che oltre alle opere denunziante, insomma, qui noi abbiamo una serata bella piena, bella importante, bella carica di temi, carica di contenuti, carica di tematiche e con almeno due o tre cose da non perdere assolutamente. Posso ritornare un attimo, Carlo? Eccoci qua. Allora, qui il sughi è da fulminare. Bellissimo. A me piace da morire. E a questo punto potremmo ricominciare da dove ce eravamo lasciati su Sughi, no? Quindi posso ritornare un attimo, Carl. Sughi ha questa tendenza um, che è molto impressionista. Non lo è di sicuro nel, nel modo di dipingere, anche se si potrebbe obiettare a quello che ho appena detto, perché per esempio pensiamo al largo uso che fa del pastello. Mm? Ma quello che in realtà lo rende più. Fondamentalmente vicino al mondo dell'impressionismo, è quello che lui sceglie di rappresentare. Anzi, lo avvicina ad una certa forma di impressionismo, perché non è proprio totalmente collegato, no? non è proprio tutta la pancia ad essere boom, buttata lì dentro in questo mondo. E. Mi verrebbe quasi da definirlo l'impressionismo degli ultimi, l'impressionismo dei eh, Degas, dei Toulouse-Lautrec, di questi interni vissuti da vite spezzate, eh, da sogni non raggiunti, da idee non applicate, la solitudine di questi bevitori, eh, o gli interni di questi caffè danzanti. Dove si consuma una vita promiscua, fatta di evanescenti forme di interesse, di piacere e di tanta superficialità, forse a volte. Oppure queste fumatrici, questa fumatrice che sembra quasi una post-orgasmo e cigarette, no? Te lo ricordi il uh, mitico. Album Post Orgasmic Chill eh, dei chi erano gli Scancanenzi. Ecco questo mi sembra. Oppure per citare il nome di un gruppo, i Cigarette After Sex, con questa donna molto ammiccante, probabilmente appena reduce da una fatica fisica, sessuale, che apre. Vedi? Il doppio dito sull'occhio. Guardalo qui. Eccolo qua. E ti guarda intensamente, ti guarda proprio pum, fisso negli occhi, non ti molla per un attimo, eh. Non ha alcuna intenzione di mollare il colpo. Una figura probabilmente tirata giù da un suo disegno, da un suo bozzetto, questo sicuramente, ma eh, che qui riesce a diventare magica proprio perché abbiamo l'utilizzo del carboncino. Carboncino su tela, pietra nera su tela, come piace dire a chi è del mestiere. Semplicissima, quasi baconiana come figura, perché poi noi abbiamo visto anche quando Sugie riesce a essere tendente a Bacon, no? Abbiamo visto quando Sughi riesce a essere davvero l'omologo italiano di Francis Bacon, e quello è in una certa parte. Anche se poi nella scelta di questa posa, nella, nel modo di trattare il viso, che diventa molto più dettagliato di tante altre sue opere, di tante altre sue eh, realizzazioni, beh, lì eh, c'è una cifra stilistica molto particolare. Ora il Sughi, che come potete vedere... Insomma, è un quadro che torna abbastanza con, il termine di, con la definizione di eh, impressionismo esistenziale. Il quadro è uno dei gioielli degli anni 60, se non sbaglio, proprio del 64 all'incirca, giusto? Sì. Esatto all'incirca del 1964 che viene proposto a 3.900 euro. A 3.900 euro. Posso, Carl? Quindi qui come potete vedere c'è un altro quadro che secondo me nell'ambito della figurazione post bellica degli anni 60 in maniera particolare quando poteva sembrare addirittura che la... che l'arte figurativa fosse inattuale. Lui riesce a dare ancora un impulso, una linfa vitale incredibile a questo modo di rappresentare le cose, che per certi versi, ve lo dico, ma lo sapete anche meglio di me, poteva essere totalmente desueto o ritenuto come tale. Ritenuto tale. Quindi come vedete, amiche ed amici, qui abbiamo con una cifra veramente ridicola, l'opportunità di portare a casa un altro gioiellino, sempre chiaramente rimanendo nell'orbita di quello che è il mondo relativo al collezionismo di Sughi. È chiaro, eh, amici miei, se noi saliamo di importanza, se noi andiamo in un altro mondo, se noi vogliamo toccare i margini di quella che è la vera internazionalità, allora dobbiamo andare su un oggetto come questo. Oh, e attenzione, rimane più o meno sullo stesso range. Quindi pensate un po' a che prezzo pazzesco può avere la Scoglund. Vi ho detto che il sugi costa 3,9. Eh, diamine, dai! E attenzione: questa è pubblicatissima, è stata esposta. Esemplare numero 3 di 20. Esemplare numero 3 di 20. Capite? Vi faccio anche vedere la pubblicazione per chi se la fosse persa, perché se no diventa veramente imbarazzante. Eh? Guardate, questa è la più importante galleria d'arte fotografica in Italia, di quelle internazionali. È la galleria che ha organizzato nel 2019 la mostra curata da Celant a Torino, perdonatemi. Eccola qui, eccola qua. Eh? Questa, ma soprattutto, scusatemi un attimo, cioè. Se vi dico il prezzo rimanete veramente di sasso. Ne sono convintissimo. Ne sono veramente, veramente, veramente convintissimo. Perché l'assoluto sacro graal, l'assoluto sacro graal, assoluto sacro graal di un artista così importante a 4600 euro. Mh, capite perché non, non è conveniente mollarla qui, mh? Comprendete che 4.600 euro rappresentano veramente una cifra ridicola? Con tutto quello che comporta, eh? Con tutto quello che, che rappresenta l'artista in un momento come questo. Ah, mondie, 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 mondie. A volte veramente, Carlo, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. È incredibile, è veramente incredibile. Anche se devo dirti sinceramente che qui c'è una coppia molto interessante per gli appassionati di fotografia. Perché abbiamo da una parte. Scoglund, con. vabbè, ne abbiamo parlato tutta la sera. Ma qui abbiamo Zazza e che Zazza, un black and white di Zazza, una delle sue cose secondo me più interessanti degli 85 poi, del 1985, uno scatto pazzesco. E lì poi questi sono ancora quei progetti dove utilizzava come soggetto il padre e la madre. E qui stiamo parlando di un altro dei fotografi veramente più apprezzati a livello internazionale, davvero in assoluto più apprezzati a livello internazionale. 2005 uno e 4006 l'altro. Capisci? Capisci? Carlo, e tu cosa ne pensi della Ah, eh? Capisci? Diglielo perché non ci credono, sai? Amici miei, vi, state, vi sto addormentando stasera? Eh? Con tutta la questione della, della Skoglund? Vediamo un attimo invece, possiamo passare sui masi? Perché mi pare che ci fosse stato un po' di richiesta anche sui masi, giusto, Clea? eh. Masi non si guarda, Masi si ama. Sai che io sono fondamentalmente innamorato di Masi, no? Sapete che io ho una venerazione incredibile per quanto riguarda Masi. Non posso esimermi. Anche perché qui, bravissimo, 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 qui, caro il mio lei, caro il mio lei, abbiamo un diverso cartone che viene utilizzato, vedi? Che è molto diverso dal cartone ondulato a cui siamo normalmente abituati. Quindi fa parte di un metodo creativo leggermente diverso rispetto a quella che è l'idea del, del maestro. Ora, abbiamo ancora a disposizione il materiale su, su Masi, giusto? Come? Sì, sì, ne abbiamo di video, giusto? Sì. Assolutamente, assolutamente. Magari dopo faremo anche vedere di che cosa si tratta, perché sai, allora, in queste due opere c'è Una sorta di ritorno concettuale, capisci? Abbiamo un quadro più tendenzialmente anni 70, come questo qui, dove non esiste quasi colore, o, o quello che esiste è veramente molto 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 eh, sottile, molto tenue. No? Qui riusciamo a vedere perfettamente come lavori con i pastelli a cera. Qui abbiamo eh, un'opera più tendenzialmente vicina a quello che è stato il grande momento della sperimentazione. Hmm. Dalla sperimentazione. Quindi dove ha abbandonato la linea monocromatica, o monocromica che dir si voglia, e si è buttato seriamente sulla sperimentazione del colore. Ecco, è guardando queste cose che io tendo a credere che la definizione di pittura analitica gli stia estremamente stretta. E per questo il concetto inaugurato con la mostra di Soresina, a modo mio, diventa secondo me particolarmente importante perché. Noi abbiamo questa terribile tendenza che è tipica no, del mondo contemporaneo a dover, a dover etichettare, a dover dare una categoria, a dover dire tu sei così, tu sei così, tu sei così, tu sei così, vedi? Anche la, banalmente, la ricerca di una libertà sessuale in realtà non è corrisposta non ha corrisposto, perdonatemi, ad un abbattimento dei confini. Anzi oggi se vogliamo per definizione ci sono molti più confini di quanti non ce ne fossero precedentemente. Tu oggi devi considerare eh, il gay, la lesbica, il trans, questo, questo e quest'altro. Secondo me dare delle gerarchie diventa ancora più divisorio. Devi considerare il comunista, il fascista, il liberale, il cattolico. Sì, possono essere delle sfaccettature, ma non si può andare per categorie, per gerarchie. E nel mondo dell'arte vuoi per questione di mercato, vuoi per questioni di critica, vuoi per questioni di sintesi molto spesso, si procede per questi blocchi, no? Allora, quello è un informale, quello è un analitico, quello è uno spazialista, quello è un figurativo, quello è così. Sì, possono essere delle prime, come dire, sgrossature della materia, ma quando poi si va ad indagare la materia più profonda, ci sono degli artisti che stanno fuori totalmente da quelle che sono le dinamiche della categoria. Paolo Masi è un artista fuori categoria. Paolo Masi è un artista eh, nel gergo calcistico giovanile si definisce un fuori quota, non solo per quella che è la sua capacità incredibile da un punto di vista creativo, che non è comune a tanti altri analitici, ma soprattutto perché la cosa fondamentale per quanto riguarda l'essere fuori quota di Paolo Masi è il far riferimento a un qualcosa, ad un avvenimento, ad un movimento, ad una tendenza culturale, ma svilupparla in maniera completamente autonoma. Beh, pensate già banalmente a questo concetto, amiche ed amici. La pittura o l'attività creativa, per quanto riguarda Paolo Masi, è attività esistenziale vera e propria. Ora diverso dall'impressionismo esistenziale di cui parlavamo per Sughi, cioè non c'è soluzione di continuità fra quella che è l'esperienza biografica e quella che è la verità pittorica. Nessuna, nessuna. Ora, siamo davanti ad un momento, come vi ho detto in tutte le occasioni che ho avuto di parlare di Masi: in cui si stanno muovendo tantissime cose rispetto all'artista. All La grande mostra di Soresina è stato un. un focus importante, ma non ci fermeremo assolutamente solo a questo, perché il 2023 è un anno carico di avvenimenti per, per Paolo Masi e per chi sta gestendo la figura di questo artista. Quindi attenzione perché qui i valori diventano sempre più interessanti, sempre più importanti. Questo è un quadro da comprare assolutamente, ma sono entrambi da comprare. Assolutamente sono entrambi da comprare perché rappresentano, come vi dicevo, due momenti specifici della produzione di palomasi e tutti e due molto, molto importanti. Allora a questo punto, si può staccare? No, no, eh, l'aria. Ah, sto morendo di caldo. <ride> sì, io sì, sai. Io sì, abbastanza, però insomma manca un'oretta. Lo facciamo immediatamente, un piccolo resoconto anche perché guarda, ti stavo proprio dicendo, sono le 23.01, quindi è il momento adatto. Ci vediamo fra pochissimo, grazie. Arieccoci, arieccoci! Vi abbiamo dato un attimino una, come dire, infarinatura di quello che c'è, mm? giusto per gli amici della seconda. Grazie, 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 davvero gentilissimo. Per gli amici della seconda serata. Se, sì, dai, perché abbiamo tutta una serie di. gli amici della tarda ora. Ora, ehm, voglio riportarvi un attimino. Dove il dente duole Oh ragazzi Voi lo sapete che poi quando io prendo un fittone con la testa Non ne vengo più fuori Non ne vengo più fuori e... C'è una canzone bellissima di Daniele Silvestri Non so se la conoscete Si chiama Testardo Eh? Andatela ad ascoltare È un... Un ottimo ritratto di chi come me fa questo mestiere, che noi diventiamo molto testardi quando decidiamo di incaponirci su determinati elementi, ma non perché per partito preso, no? uno può dire ah, perché ti stai incaponendo così tanto su quella roba, eh? è una tua sfida personale, è una tua gara, è un... no, no, assolutamente no. Quando chi fa il mio mestiere continua ad essere, come dire, petulante su un certo argomento, se è un professionista, e attenzione, perché poi può anche essere che non lo sia, ma se è un professionista, lo fa perché quello che vi sta proponendo, uh, perdonami ho impallato, perdonami Carlo, eh, vedi, questo è ancora una, un mio difetto. Se un professionista, quello di cui vi sto parlando in maniera anche ripetitiva, vuol dire che è valido, veramente valido, molto importante. È valido e semplice. Cosa vuol dire semplice? Semplice vuol dire che non ha bisogno di troppe spiegazioni per essere compreso. Semplice vuol dire che ha una attualità importantissima che quindi può essere verificata in un qualsiasi momento. E poi nella fattispecie di cui stiamo parlando, nel, nel dettaglio di cui noi ci stiamo curando, no? Quindi rispetto alla fotografia di cui stiamo parlando, la cosa è resa ancora più semplice dal fatto che storicamente, no? perché per quanto sia un artista contemporaneo ancora vivente, davanti ad un pezzo del genere dobbiamo parlare di un pezzo storico. Quindi storicamente... Quest'opera nello specifico, quindi non quello che fa quest'artista, ma quest'opera nello specifico è in cima alla lista dell'importanza. No, come vi ho detto, cioè, è come se noi parlassimo della uh, canestra di frutta dell'ambrosiana per Caravaggio, come se parlassimo delle ninfee per Monet, eh, dei girasoli per Van Gogh. Cioè, prendete un quadro importante di un artista, anzi prendete il quadro più importante, il pensatore di Rodin, eh, la pietà di Michelangelo, prendete l'opera più importante per ogni artista importante, bene, questa è il suo omologo per quanto concerne Sandy Scoglund. Che ripeto, attualmente è al top del sistema fotografico internazionale. Questa è veramente un'opera che dovreste comprare al volo, subito, cioè non solo confermare, ma dire: Guarda, Pietro, portamela, portamela domani. Abbiamo. Ehm, più di 12-13 persone, eh, amiche, amici che ne hanno chiesto informazioni dall'inizio della nostra diretta ed è assurdamente ancora qui e eh, diabolicamente ancora qui. A volte è più facile corteggiare una top model che far capire, sì, è più facile corteggiare una top model che far capire al nostro pubblico quanto sia semplice ed importante acquisire un determinato oggetto, quello tu preciso, preciso, quello lì. E questo, ripeto, cioè, è, è una di quelle cose che dovrebbe andare da sé. E consideriamo, amiche ed amici, che veramente qui c'è qualcosa di oggettivamente vero ed internazionale. Possiamo parlare anche di di caviale a questo punto, signori, vi stiamo dando, vi stiamo veramente fornendo un bocconcino di una prelibatezza fuori dalla norma. Fuori dalla norma, allora c'è eh, una piccola richiesta. Sull'opera di lo giudice. Ci posso andare? Mm? Quale riflesso? Non farmi fare riflessi, fammi, fammi venire pseudo bene, eh. mi raccomando. Sì, siamo Ton su Ton, Sessuar. Venghino, 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 venghino. Siamo esattamente Ton su Ton. Allora, c'è una nostra carissima amica, che credo si chiami Maria Cristina da Bologna, che si interrogava un attimino sulla figura di lo giudice. La figura di lo giudice è una figura del tutto particolare perché innanzitutto è siciliano. E, mh, nasce con l'etna dentro e non è una sciocchezza, è effettivamente così. Eh, innanzitutto è un uh, appassionato di chimica, di fisica, ma soprattutto di vulcanologia e mh, è stato uh, criticato, criticato vuol dire che è stato preso sotto la Uh, cura critica di un uh, genio assoluto che è Pierre Darestani. Pierre Darestani è una delle figure che sostanzialmente apre la luce dell'attenzione critica su un certo tipo di pittura internazionale, che si stacca chiaramente dal figurativo, che quindi non rappresenta l'albero come albero, la casetta come casetta e il bambino come bambino, ma che va al di là di questo tipo di rappresentazione. Ma è tutta quella pittura che non sta neanche nell'informale, quindi non ha l'opportunità, come dicevamo prima per Masi, di essere categorizzata. La, la forza fondamentale di lo giudice e il motivo che poi spinge Pierre Estania a dire a qualificarlo come Pittura tellurica, no? che cos'è un movimento tellurico? Il movimento tellurico è il movimento del terremoto, quindi il movimento di placche della crosta terrestre che generano quella che poi è la vibrazione, lo spostamento, l'innalzamento, l'abbattimento di edifici e. e L'elemento tellurico è un po' come com l'amore, è fatto di grandi scosse, di assestamenti, di rotture, di ricomposizioni, ma soprattutto di strati. Perché se noi poi andiamo a vedere anche quella che è l'orogenesi, quindi no, come si creano uh, determinate montagne, le vette più alte, le catene più forti, sono tutte derivate dallo scontro, no? quindi è un grande crash che innalza una struttura che arriva a toccare il cielo e la pittura di Lo Giudice è così, quindi ha questo, questa forma di movimento dialettico triadico, dove si parte dalla terra, si passa attraverso l'amore e si arriva al Blue Eden. Ora perché? Spostamenti, scontri, movimenti tellurici e l'amore come sovrapposizione. Perché è tutto questo. E Marcello lo giudice lo rappresenta in maniera veramente molto intelligente e molto chiara. E fa una scelta abbastanza netta che è quella della cultura monocromica, scusami Carlo, quella della cultura monocromica perché noi abbiamo visto i suoi Red Vulcano, gli Arancioni, i Neri, ma è nel Blue Eden. Che si sostanzia fondamentalmente Marcello Lo Giudice. E allora, scavato da anni di lava, fondamentalmente invaso da decenni di storie, relazioni, no? movimenti tellurici: perché ognuno di noi è un piccolo pezzo di terra che può creare una montagna, soprattutto se riesce a scontrarsi con l'altro. E allora la grande intelligenza, la grande capacità di Marcello Lo Giudice è stata quella di rappresentare ogni piccolo movimento di questi grandi spostamenti, dalla base, no? dove lui utilizza queste imprimiture chiare, no? un po' come... La fase dell'innamoramento. La fase dell'innamoramento è sempre una fase chiara, è sempre una fase eh, assolata, terza, con aria pulita, sulle quali inizi a lavorare pian piano con le sabbie. No? Quindi pensiamo anche qui alla vicinanza esistente fra l'idea tellurica e l'idea di un rapporto relazionale, sentimentale, che può anche essere quello con un amico non deve essere necessariamente quello con un uomo o una donna. Ad un certo punto quando il vulcano inizia a borbottare, borbotta, borbotta, raborbotta, cosa fa? Probabilmente chi conosce, come la chiamano, la Etna lo sa molto bene, pfff, polvere. E questa polvere inizia pian piano a depositarsi su quella che era l'imprimitura, su quella che era la parte terza, su quello che era... Quel pezzo di terra ancora lì fermo e immobile o quell'amore che andava sbocciando. E queste polveri si fanno man mano sempre più presenti e sempre più scure da un certo momento in poi. Tanto è vero che nelle loro sovrapposizioni, e qui Marcello ce ne offre diverse, si arriva a un punto di massimo buio. Posso fartelo vedere Carlo? Posso? Qui. Esattamente qui. Questo punto di massimo buio che probabilmente nell'immagine nell televisiva viene fuori come una sorta di blu smaltato, in realtà è un nero. È un nero, è un nero secco. E' uno dei tanti risultati di queste collisioni, di queste sovrapposizioni, di questo scavare, erodere, eh, far esplodere, ricoprire con cenere e lapilli quasi come se fosse una sorta di nevicata e poi rivenire fuori di nuovo. Ma lasciare anche dei pezzi per strada, e questo è un altro lato fondamentale dei dipinti di Lo Giudice, dove tutti iniziano a pensare, oh, mi sta svanendo il quadro, no? come tutti potrebbero pensare, ah, mi sta svanendo l'amore. No. No. Ognuno di noi perde dei pezzi, ma l'importante è saperli tenere più o meno lì dove sono. Ma la cosa fondamentale che ci offre lo giudice dopo tutto questo eh, andirivieni di... Passaggi, movimenti, scontri, eh, devastazioni, notti folli, cieli bui illuminati da questi zampilli di lava pazzeschi e la risoluzione di quello che era il problema, cioè il ritorno al colore dell'imprimitura di base, il ritorno all'aria pulita. Il ritorno al cielo terzo, il ritorno all'idea distensiva come solco centrale, e da un certo punto di vista. Se, se si volesse definire no? dici, ma riesci a trovarmi una canzone che definisca un quadro. Uh, per esempio per il sughi mi verrebbe in mente Black Old Sun dei Soundgarden uh, per il simeti uh, mi verrebbe in mente uh, oddio uh, 46 and 2 dei Tool uh, per lo zazza mi verrebbe in mente uh, Lotus dei Radiohead per lo giudice mi verrebbe in mente, sai che cosa, Carlo? Una canzone molto bella che ho riascoltato di recente, che è di un genio, secondo me, di un genio assoluto che si chiama Rino Gaetano, ed è a mano a mano. Pensaci, è un quadro a mano a mano. E... Insomma, spero che questa nuova. Come dire, lettura di Marcello lo Giudice possa essere stata intrigante, interessante, accattivante, perché poi la cosa fondamentale è, secondo me, poi sostanzialmente più bella e interessante del, dell'arte contemporanea in maniera particolare. È che aprendosi ad una serie di problematiche che sostanzialmente l'uomo del barocco non aveva, l'uomo del Settecento non aveva l'uomo del Cinquecento non aveva, eh, tende ad abbracciare tutti quei concetti che poi fanno parte della nostra vita. Uh, un terremoto tanto può esserlo uh, tanto come dire geologico quanto umano e non significa che sostanzialmente debba rappresentare un elemento di distruzione, è un evento di distruzione. Certo, nel momento in cui accade non è per niente simpatico, però la pittura di uno che questi movimenti li conosce bene e eh, che, attenzione, va di bene, eh, non dà una visione rassicurante dell'arte, ma dà una visione futuribile costruttiva. e costruttiva. Allora diventa sicuramente uno strumento di comprensione e analisi delle realtà che ci stanno intorno. That's it. Basta. Fine sullo giudice. Spero di, di non essere stato né noioso, né, né stucchevole, né boh, uh, ripetitivo. Quante volte ho detto orogenetico? No? Poi dai, sono in Pandan quindi non posso andare male, ehm, detto questo, ritornerei. Eh, per esempio, abbiamo parlato di Zazza: no? di eh, Lotus dei Radiohead, al di là del fatto che, se non ricordo male, anche il, eh, il video della canzone eh, del gruppo inglese credo sia girato in bianco e nero, ma sono girati in bianco e nero tantissimi quindi non credo che sia questo un uh, elemento di rimente. Ma è l'area di sospensione. Non so quanti di voi abbiano in mente il video di questa canzone qui, che è una delle canzoni più famose di uno dei miei gruppi preferiti, ma al di là del fatto che io li preferisca, credo che siano uno dei gruppi più rivoluzionari per quanto riguarda la musica contemporanea. C'è questa idea di sospensione, questo slow motion continuo su questo ritmo quasi beat perché ecco, Lotus Flower fa parte di una delle, uno dei momenti un po' più elettro uh, di quel gruppo uh, insieme a uh, album uh, come Kid Day soprattutto dove ci sono pezzi come Idiotech, come lo stesso Kid Day come uh, Everything in its right place quindi ci sono tutta una serie di canzoni che hanno quella svolta un pochino più legata al beat che al rock a cui loro ci avevano abituati. Ma in questo incedere beat c'è questa sospensione, eh, questo freezing eh, dell'immagine dell che mi ricorda terribilmente lo scatto di Zaza. Zaza secondo me diventa ancora più intimistico, no? diventa ancora più dentro la pancia. come se ti togliesse le viscere da fuori, perché in definitiva incrocia quarti di viso che poi come, come sappiamo perfettamente sono lui utilizza particolarmente come soggetti in questo frangente della sua produzione il padre e la madre eh, mio corregionale eh, zazza riesce ad avere un focus eh, molto forte molto intimo su determinate visioni eh, personali e familiari ecco qui Uh, per chi di voi eventualmente avesse in mente davvero il, uh, il video di Radiohead, che credo noi non possiamo mandare perché altrimenti ci bacocchiano con i diritti d'autore, uh, può ritrovare quell'area di sospensione assoluta. E questo, come vi dicevo, è secondo me un altro degli oggetti più interessanti, qui parlo da. Uh, Appassionato, amante, collezionista, io poi sui Black and White, eh, sono, sono totalmente me ne innamoro subito, immediatamente. Eh, infatti, ne ho non una grande collezione, ma ne ho un discreto numero. Arredano la mia camera da letto. Ma eh, qui ritroviamo appunto quel gusto. Anche per la scelta del, del Black and White, pensateci un attimo. Eh, pensate alle più famose eh, fotografie in bianco e nero che vi possano venire in mente. Ora pensatele a colori. No. No perché? Perché se per taluni eh, l'idea del bianco e nero è un'idea eh, che ammazza un certo tipo di fotografia, certo ammazza la fotografia della post produzione, ammazza la fotografia... Uh, degli effetti, dei filtri eccetera eccetera secondo me invece il bianco e nero è, invece, è, è proprio quella tecnica su cui si misura il vero artista della fotografia e soprattutto il bianco e nero crea una visione estremamente più intimistica nel soggetto ritratto un zazza così uno zazza così, perdonatemi, dell'85. Eh, il titolo, scusami, è segreto, giusto Clea? Segreto, sì. Segreto, esatto. Segreto, 1985, Black and White Series, per il prezzo a cui ve lo stiamo proponendo non bisogna essere degli aiatollà della fotografia per capire che è un'opera da comprare. Ma soprattutto il pacchetto 1-2, questa è una roba da matti questa è una roba da matti, cioè, fare una roba del genere è di una semplicità pazzesca, anche perché hai… è di una semplicità pazzesca, quindi… Amiche ed amici, ora ve lo dico, con 4.600 euro vi portate a casa il masterwork di Sandy Scoglund. Con 4.600 euro. Ah, mi ammazzerete davvero, mi ammazzerete. Mi ammazzerete. Io ho fatto lo sciopero del silenzio. Eh? <ride> no, 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 non è uno sciopero del silenzio. Io sto attendendo veramente, sto attendendo veramente l'attenzione del nostro pubblico sul quadro che dovete comprare questa sera. Su, anzi, non è nemmeno un quadro, il quadro perché ha la forma di un quadro. La fotografia di Sandy Scoglund a 4.600 euro, ragazzi, mi verrebbe da. Oh! Da mordere i libri. Da Magnamme i libri. Da Magnamme i libri. Senti accidentaccio. Sì, sì. Eh. Pietro, ci chiede Pre, un lì. amico un'altra carrellata veloce, si è appena sintonizzato. Sì, va bene, sì, ce la facciamo velocissima. Sì, ci vediamo fra pochissimo, grazie. Qualche secondo, arriviamo. Un giro di schede, un gi giro. Oh, Ariachi c'è qua. Allora, noi abbiamo praticamente gli ultimi ultimissimi minuti della nostra diretta. Faccio 50 e abbiamo bisogno di concentrarci un attimino su quelle che sono le opere ancora abbastanza calde. Perché abbiamo il sughi, abbiamo ancora quel gioiello di Skoglund sul quale. Va e rivà, va e rivà, va e rivà. Quindi, insomma, siamo ancora in attesa di sentire questa benedetta parola che è confermata, amiche ed amici. Ma ve lo faccio rivedere, cioè, perdonatemi un attimo. Eh. Allora. Pubblicato. Uno. Copertina di catalogo della mostra di Celant del 2019. Anzi, del catalogo, perdonatemi, perché la mostra del 2019 è quella che vi ho fatto vedere. Questa è la monografia dedicata da Celant a Sandy Scoboda. Monografia. Mostra curata da Celant nel 2019 insieme alla Paci Gallery, eh, esponente di spicco per quanto riguarda il panorama della fotografia internazionale, galleria italiana, ma di livello internazionale. La Sancta Sanctorum per quanto riguarda il catalogo di Sandy Skoglund, esemplare numero 3 di 20. Firmata, datata, con firma a secco, amiche ed amici, a 4.600 euro. Ci stiamo picchiando dall'inizio della diretta. Ci stiamo picchiando dall'inizio della diretta. È una roba da pazzi, veramente da pazzi. Cioè, sostenere la questione su questo oggetto qui è veramente da pazzi. Poi, vedete, quando si parla di investimenti, si parla di, di operazioni intelligenti, di acquisti intelligenti, sono queste le cose a cui mi devo necessariamente riferire. Cioè, piccola spesa, massima resa. Piccola spesa, massima resa. Amiche ed amici, guardate, non c'è un elemento più importante nella nostra serata, non c'è un lavoro che valga la pena di più avere in collezione. Sono tutti lì fermi a pensare. Signori, la richiesta non è 46.000 euro, lo capite? Non è 46.000 euro, è 4.600 euro, una roba allucinante. Una roba allucinante. Ora me lo prendo e lo porto a casa io, guarda. Follia. Follia, amici miei. Eh, non mi state regalando l'emozione di vedervelo confermare, di sentirvelo confermare al volo proprio. La gioia di portare a casa l'oggetto che veramente questa sera deve essere vostro che veramente questa sera merita di entrare in una grande collezione riusciamo a ritornare qui in live Yeah. Passabile, dai, cioè, guarda qui, guarda qui, è una roba di una semplicità pazzesca. Lei, lei, l'oggetto che questa sera avete, da un certo punto di vista, l'obbligo morale di fare arrivare a casa vostra. È l'oggetto su cui mi state facendo penare di più, di più in assoluto. Mannaggia, mannaggia, guarda. Quando si dice proprio che veramente non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, tu puoi dire, puoi dire dire, 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 ma quando alla fine non ci sono le orecchie giuste per sentire, eh? si rimane bloccati. Come? Eh, beh dai, bisogna essere <ride> un attimino attenti, anche perché ripeto, ci abbiamo chiacchierato per un'intera sera. Volevo spostarmi, visto che lo richiedevano un attimo, uh, possiamo ritornare sul sughi? Uh, voilà grandi numeri ci siamo? qui si vanno a toccare le corde di un altro artista per me validissimo e abbiamo detto 3,9 3.900 euro amiche e amici questo diventa un altro livello di impegno veramente, veramente, veramente ridicolo veramente ridicolo perché è profondo, è serio, è sensato, è importante è molto giusto molto giusto qui Amiche ed amici, guardate, questa è una delle classiche serate in cui hai l'opportunità di poter parlare di tante cose per tutte le tasche molto intelligenti, eh, tutte variamente importanti, che non c'è un, un termine unico, un termine solo, ma ci sono cose che... Nel loro low budget, perché veramente stiamo parlando di budget molto, molto piccoli, molto, molto ristretti, nel loro low budget questo genere di opere hanno un significato particolarmente importante, particolarmente elevato, particolarmente forte. E questa è proprio una di quelle. Poi attenzione, perché come vi ho detto, qui parliamo di uh, un'opera del 1964 circa. Quindi siamo in piena presenza di quelli che sono gli anni veri, gli anni giusti, gli anni importanti per quanto riguarda Sughi e da un certo punto di vista, in questi anni in cui è ritornato molto in auge il collezionismo di quest'autore, sono anche gli anni più difficili da trovare. Quindi ancora una volta c'è un senso veramente particolare. C'è un'opera che davvero eh, eh, Dispetto di quello che può raccontare il prezzo, che è un prezzo effettivamente, sono d'accordo con voi, molto minimo, molto piccolo, rappresenta un elemento di grande importanza, di grande profondità. Questo è uno di quei quadri che, ripeto, a fronte di un impegno in un'operazione molto piccolo, riesce a dare una soddisfazione molto importante. Eh, eh, e eh, non mi toglierete mai dalla testa la fondamentale, fondamentale importanza, davvero, di un quadro come il Sugi e di un quadro importante di una foto fondamentale come quella di Sandy Scoglund. Avreste potuto fare anche qui, decidere a cosa abbinare la Scoglund, al Sugi. Allo Zazza, perché ci sono veramente delle chance incredibili questa sera, incredibili. Eh, ditemi ditemi. Dimmi, dimmi. Allora, amiche e amici, dai. Su. Abbiamo veramente gli ultimi minuti a disposizione per come dire, mettere la parola fine a questo questo continuo ritornare, rimestare, riesserci. Okay. Guardate, questa sera ve la ricorderete come una serata, fino ad, ora, eh, fino ad ora, perché poi io non posso assolutamente dire il contrario, come una di quelle serate in cui... Eh, vi saranno passati davanti almeno due o tre lavori che rimpiangeremo. Anzi, per me è eh, folle, totalmente folle, completamente folle dar via la Skollund a quella cifra ridicola, perché lì stiamo facendo veramente un patetico errore. Come dico molto spesso, eh, a volte è meglio alzare i prezzi. Cioè portarli a quelli che, lo, che sono i loro valori finiti, in modo tale che così la gente possa comprendere e capire, che evidentemente è il metodo di comprensione del consumatore medio italiano, possa dire, ah, allora se costa tanto quello è un oggetto importante, perché sembra davvero che le parole della storia, le parole delle eh, pubblicazioni, delle mostre, del, dei grandi critici che hanno curato e che continuano a curare, ovviamente, eh, Celant, non è più tra noi, ahimè, anzi ai noi. E, eh, però quando noi andiamo a scomodare un nome così pesante, un nome così importante, amiche ed amici, stiamo parlando senza ombra di dubbio di un artista che non può essere, come dire, relegata al posto della seconda, terza o quarta fila. Perché, come ho detto, quel determinato tipo di critico, quel determinato tipo di esperto non lo compri col denaro. Occhio. Non lo compri col denaro, lo compri fra virgolette se sei un artista che dal punto di vista culturale ha un certo spessore. E allora lì Celant ti cura, allora lì eh, Dorfles ti cura e allora lì i grandi critici. Purtroppo questi non più in vita ai noi, e allora è lì che i grandi critici sono loro a venire da te col curriculum che si porta dietro un artista come quella di cui stiamo parlando stasera, quell'opera a 4.600 euro è buttata via, da parte nostra è buttata via e mi rincresce davvero non sentire da parte vostra questa forte partecipazione, questa eh, voglia di esserci in un momento in cui cioè, non puoi avere di meglio con un low budget di questo tipo qui non puoi eh? si sono distratti si sono tutti distratti Tutti distratti. Sul pezzo per il quale bisogna essere meno distratti in assoluto. Accidenti, accidenti. E qui intanto passano le immagini di quella che... Questa era la fase di realizzazione dell'installazione da cui poi è stata tratta tutta la serie di fotografie. Che noi abbiamo, ma Winter, l'opera Winter è la più importante in assoluto. La più importante in assoluto, e la stiamo veramente svendendo, amiche ed amici. Svendendo letteralmente. Come? Sì, esatto. Perso. Perso totalmente. Mi sto perdendo nelle mie, nelle mie chiacchiere, mi sto perdendo nei miei concetti però accidenti mi farete davvero 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 davvero, davvero impazzire no, no, bè, la ah. quanto tempo abbiamo a disposizione Clea perché qui la, il tempo sta per scadere the time is running out 5 minuti facciamo 5 e mezzo c'è ancora spazio c'è ancora spazio per regalarvi questa gioia, amiche ed amici c'è ancora lo spazio per fare in modo che questo arrivi a casa vostra. <ride> Forse ce la facciamo? Forse ci riusciamo. Forse ci siamo. A riborda. Credo che ne sai di toscano anche tu. Eh? Dai, su, signori. Eh? Per 4.600 euro, mannaccia, mannaccia. Mi state facendo veramente impazzire con un oggetto incredibilmente importante come questo. Mm? Avreste dovuto fare a, a, a botte davvero, a pugni, per portarvelo a casa. Eh? Cosa? Andiamo a risolvere ancora gli inghippi. E visto che ci siamo, guarda ti sposto un attimo qui: eh, riusciamo a dare anche uno sguardo ai masi? Eh? Che sembrano essere. Oggetto di ultimi interessi serali? Ce la facciamo? No. No, ok. Niente, niente masi. Non credo, sai? Non credo, però, insomma, sapete che abbiamo ancora a disposizione le due opere e che avremo occasione comunque di riparlarne. Però, guardate, tanto il cuore della serata è qui. Il cuore della serata è tutto qui. E abbiamo veramente pochissimi minuti a disposizione quindi anche se ci fosse un solo amico o una sola amica insieme a noi un solo amico o una sola amica un telespettatore quello un cliente o una cliente è lui non mi servono uno, due, tre, quattro, cinquemila telespettatori in questo momento mi serve quell'unico amico quell'unica amica che siano capaci di dire, boom, eccolo, è il pezzo che stavo cercando. E peraltro l'opportunità di pagarlo è una sciocchezza. E peraltro l'opportunità di pagarlo è una sciocchezza. E di poi queste sono le cose che, lei, che mi fanno diventare un po' intransigente sotto alcuni punti di vista, perché come ho sempre detto noi eh, lo abbiamo scritto nel nome qual è la nostra mission, arte investimenti e guardate non c'è oggetto che possa rappresentare in maniera migliore, in maniera più lucida questo elemento, non esiste. Quindi, Grande attenzione amiche ed amici, perché sono, eh, è perdere colpi come questo che poi alla fine fa la differenza fra una collezione di un certo tipo e una collezione normale, non voglio dire una collezione scadente, ma eh. una collezione normale. Ma a cosa si ambisce, a cosa si aspira, a cosa, che cosa desideriamo? Che cosa desideriamo? Allora, amiche ed amici, da parte mia, per questa sera è veramente tutto. Devo, ah, devo ringraziarvi per l'attenzione che mi avete concesso, per la pazienza che avete avuto, come al solito, nell'ascoltare questo vecchio Barbagianni. Grazie al nostro Carlo, a Raffin Regia, la nostra splendida Clea. E attenzione perché noi la prossima settimana ci vediamo martedì, puntatevi il giorno, anzi appuntatevi il giorno perché da lì in poi tutti i martedì verrò a disturbarvi direttamente in casa vostra. Da parte mia è veramente tutto, ancora grazie di cuore, buonanotte. Au revoir.